Roberto Marolda, siamo a Roma alla Fandango, abbiamo, ve lo facciamo vedere, Roberto Ondo, Il trono vuoto. Siamo stati alla presentazione di questo libro, abbiamo ascoltato un po' di chiacchiere, un libro che parla di politica, di amore, una storia fra due fratelli. La prima domanda è un caso che questo libro, che parla di sentimenti molto forti legati alla politica, esca in questo momento? Devo dire no, non è un caso il fatto che esca dopo questo periodo di incubazione, di sofferto, di un paese imploso, ferito, depresso, perché io proprio avevo voglia di uscire con una storia che rimettesse al centro la politica e non, anche con una catarsi, un finale catarsi, ma devo dire che non prevedevo che capitasse in un periodo in cui addirittura la politica lascia deliberatamente il trono vuoto perché qualcuno lo occupa. La politica sta uccidendo il sentimento, siamo nel, abbiamo evocati prima, no? nel mondo dei tecnocrati, no? Nel mondo dei quasi cyborg, non è un caso che il nostro premier venga preso in spezzoni video e montato da alcuni rapper in musica rap, molto meccanica, no? No, siamo in piena tecnocrazia e questo progetto politico apparentemente neutrale in cui la politica scompare in nome di questa igiene europea. Ma Hernani, i due personaggi, e Enrico, l'altro personaggio, fratelli, gemelli utilizzati, c'è uno scambio di ruoli, l'uomo che sogna è Enrico o l'uomo che sogna in realtà è Hernani che si trova buttato nella realtà e comincia a sognare? Ma io trovo che un lettore mi ha detto ma sembrano quasi due aspetti della stessa persona, e potrebbe pure starci. Indubbiamente il segretario vero è un uomo sopraffatto da una crisi. Il segretario di un partito, principale partito di opposizione in Italia, è un uomo sopraffatto da una crisi che investe una domanda fondamentale: che cosa comporta il potere? E il potere dov'è? La domanda che si fa il segretario vero è: che cosa comporta il potere? Che tipo di prezzo comporta? E dove sta oggi il potere? Lui stesso ha capito che l'illusione del potere che fino a un certo momento la politica ha dato, oggi il potere è ubiquo, diceva un tempo Foucault. E oggi più che mai è ubiquo, cioè bisognerebbe riconoscere dove sta il vero potere. E in questo senso è un uomo sopraffatto dal senso che sempre si dovrebbe dare. La sua vita la rivede attraverso un bilancio impietoso, ripartendo da questo punto di non ritorno che è rappresentato dal suo rapporto con questa donna con cui ha avuto. Quindi sembrerebbe apparentemente che lui scappi dalla realtà. Beh, lui diciamo, va a Parigi, è ancora politico, va via pensando di punire i suoi colleghi, col ragionamento tipico di un politico, dice voglio vedere che faranno senza di me. E quasi volendo vedere anche rafforzati, ricordiamo Craxi, anche altri che poi ci sono rimasti però fregati, e quindi da questo punto di vista è ancora all'inizio dentro un calcolo politico, ma poi il viaggio, l'incontro di questa donna, le esperienze che fanno al corso di questo viaggio lasciano partire tutto un altro tipo di fuga sulla sua vita e sul senso della politica. E apparentemente sembrerebbe che questa politica così, senza vocazione, lasci ben poco e fa un doloroso viaggio, mentre l'altro, che è invece uno che fa un viaggio doloroso per fatti suoi perché è depresso, perché c'è una depressione reale, e nel rapporto con la realtà si euforizza, ritrova il senso di vita, gli altri sono per funzionare, cosa che nella politica non c'è. Quindi, attenzione, prima abbiamo sentito uno dei suoi relatori dire la politica ha bisogno della depressione. In realtà, in tempi non sospetti, dalla rivoluzione francese in poi, in realtà la politica dovrebbe avere bisogno di allegria, di voglia di fare. No, nel senso che lui diceva che i politici depressi hanno quasi sempre un antidoto dentro di sé, che è l'antidoto di una reale capacità di stare tra le debolezze dei uomini, mentre invece, quindi non significa una politica depressa, era un paradosso, diciamo. Ecco. Questo infatti nel modo di muovere, la depressione gli dà creatività, gli dà
e soprattutto gli dà una voglia di corrispondere con le parole alle cose, ai sentimenti delle persone, che è in fondo quello che la politica dovrebbe fare. Qualcuno lo ha chiamato il libro di sinistra che fa riferimenti a qualche leader che non vogliamo nominare, ma è solo di sinistra, o è semplicemente una storia di politica che potrebbe effettivamente essere sinistra o destra? Ma io credo che questa cosa sia, questa crisi, questa dissolvenza, quello che diceva anche Lucio Maltese, questa mutazione antropologica della politica coinvolga il mondo. Tant'è vero che è stato citato Obama, che è un leader molto amato, ma in una specie di amletismo, non riesce a fare quello che vorrebbe fare, quello che aveva annunciato, cioè un uomo che apparentemente dovrebbe avere il più grande potere non riesce a utilizzarlo. E poi vediamo anche la Francia, che crisi di leadership abbia, e pirandelliana la situazione mondiale rispetto all'identità dei leader. Quindi io credo che da quel punto di vista non è un problema solo italiano o solo della sinistra, è proprio un fatto epocale quello che sta avvenendo, una dissolvenza epocale. È vero che questo libro non è neanche un libro sulla crisi del PD, perché sarebbe per me assolutamente irrilevante, è un libro sulla crisi della politica e sulla crisi di una certa sinistra che ha rinunziato a certe istanze. Un libro quindi dove i personaggi hanno trovato l'autore. Sì, ecco, questa è proprio la drammaturgia che faceva riferimento alla Porta, secondo me è proprio questa. E da questo clima viene fuori un perfetto accordo fra personaggio e autore. C'è una speranza, noi non lo sappiamo se c'è una speranza, ci si prova a mettere del sentimento dentro, ci si prova a mettere soprattutto la creatività che effettivamente oggi sembra mancare in Italia. C'è una, non posso domandarle se c'è qualcuno dietro l'angolo. No, veramente io non lo potrei, cioè sono convinto che in Italia ci sono i giovani che protestano, che occupano il Valle, che fanno delle iniziative per strada, di protesta, le energie ci sono, devono trovare però dei canali al di là della loro voglia, della loro rabbia, per essere rappresentati. Perfetto. Signori, Roberto andò, il trono vuoto, siamo alla Fandango a Roma. Alberto Marolda vi saluta, arrivederci. Grazie.